Coniugare sport e turismo credo che sia una cosa importante, in questo caso ci mettiamo anche tanto altro, ci mettiamo tanto ambiente, tante bellezze naturali, ci mettiamo anche tanta enogastronomia, perché comunque poi quando si parte da Sant'Eusanio, si va a Calascio, si va a Castel del Monte, chiaramente l'offerta enogastronomica è importante, ecco perché questo governo regionale ha una particolare attenzione a queste manifestazioni. Manifestazioni che peraltro, questo è per il nono anno, crescono sempre di più, sono partiti da 150 atleti fino a superare i 500 e credo che già sia un risultato importante.